un lavoro di valorizzazione dell'archivio storico Valentino Pancera Besarella, scultore zoldano che visse a cavallo fra l'Ottocento e il Novecento, costituito da un corpus di 2000 pezzi fra lettere autografe, carteggi, fotografie, documenti relativi alla partecipazione a diverse esposizioni universali, schizzi e disegni vari, si è concretizzato in una web app nonché in una mostra ospitata a Palazzo Fulcis. A curarne la regia alla Fondazione Giovanni Angelini, Centro Studi per la Montagna. Il progetto di valorizzazione dell'archivio Besarel, che è conservato presso la Fondazione Angelini, si è proposto, ha inteso di rendere fruibile e meglio noto al pubblico l'intero corpus dell'archivio, di documentazione che è stata conservata da Giovanni Angelini, figlio di Caterina Pancera Besarel, che a sua volta era figlia dello scultore Valentino Pancera Besarel. L'intero corpus di documenti è stato interamente digitalizzato e inventariato con una serie di descrizioni, e attraverso la digitalizzazione è stato quindi possibile creare una sezione del sito della Fondazione che consentisse la consultazione al pubblico. Con il sostegno di Fondazione Cari Verona, Regione Veneto e Magnifica Comunità di Cadore, attraverso un percorso formativo che ha coinvolto la Scuola di Restauro ed altre scuole bellunesi, la Fondazione ha inoltre realizzato la web app che pone in relazione in maniera interattiva i documenti d'archivio e le opere conservate a Palazzo Fulcis e nel territorio. Una selezione di manoscritti, materiale grafico e fotografico dell'Atelier Besarel, accanto a disegni scelti di Andrea Brustolonna dalle collezioni civiche, è fruibile a turisti e bellunesi in un'apposita mostra ospitata al Fulcis fino al 31 agosto. Cercando di sottolineare e di suggerire le relazioni tra l'arte di Andrea Brustolonna e l'arte del suo epigono, Valentino Pancera Besarel. Quindi è un'occasione di valorizzazione del patrimonio grafico di proprietà civica.